Salve a tutti ragazzi, eccoci a questa nuova puntata del Diario Bonsaista. Allora, purtroppo questa settimana non credo che riusciamo a vedere il vero e proprio messa in pratica dell'avvolgimento. Purtroppo non ho un grandissimo tempo a disposizione. Mi interessava però trattare un argomento che abbiamo visto molto lanciato lì, così nel gruppo, che sono le micorrizie. Scolgo l'occasione per ridirvi a chiunque mi segue che non è ancora nel gruppo, comunque di scrivermi in privato via email o su Facebook e così via il vostro numero di telefono per inserire nel gruppo WhatsApp, che comunque sta funzionando molto bene. C'è un grandissimo brainstorming in cui riusciamo comunque a condividere molte idee. Adesso, il concetto delle micorrizie è un concetto, un argomento su cui molti comunque sono, non ne sanno praticamente niente, non sanno come funziona, non sanno come mettere, non sanno come approcciarsi appunto a questo tipo di coltivazione. Intanto, che cos'è la micorrizia? La micorrizia non è nient'altro che praticamente una simbiosi tra un fungo, che è praticamente poi un fungo benefico, un fungo che comunque agisce a favore della nostra pianta, con praticamente una pianta che cresce ovviamente al di sopra del substrato. Adesso, degli esempi, per esempio, di micorrizie molto efficienti sono per esempio il fungo porcino, sono per esempio il tartufo, cioè sono degli effetti portati all'ennesima potenza di ciò che può fare di buono la micorrizia all'interno del terreno. Questo ovviamente, questo status comunque di benessere si rivolge sia appunto al terreno stesso, ma anche alla pianta che ne cresce ovviamente in quel terreno. Molto importante è la micorrizia, è praticamente uno dei pochi metodi che abbiamo noi bonsaisti per rendere il terreno in cui andiamo a coltivare i nostri bonsai il più simile possibile al terreno naturale, al terreno di un bosco, al terreno dove più fertile possibile. Noi ovviamente con determinati prodotti, io per esempio vi consiglio sempre il Green Am, utilizzare leonardite, humus di lombrico, sono comunque degli elementi che andiamo a inserire nel nostro terreno che lo rendono molto più fertile, lo rendono molto più simile alla realtà, a un vero terreno, come se andiamo a piantare una pianta in terra, andiamo alle pendici del Vesuvio, uno dei terreni più fertili del mondo, e ci andiamo a piantare una pianta. Quello che vogliamo fare noi, ovviamente come bonsaisti, è cercare di dargli un terreno di questo genere. Dal mio punto di vista, poi c'è chi comunque, come sapete, cresce in totale pomice, cresce in determinati altri tipi. Ovviamente interviene più esternamente a dare comunque degli attributi maggiori appunto al terreno. Ovviamente, se cresce in un terreno totalmente inerte, dobbiamo andare comunque con concimazioni aeree e radicali comunque a dare un certo sostegno alla nostra pianta, un certo sostegno al terreno. La mia idea è di dare comunque un terreno alla nostra pianta già molto fertile, già molto carico di nutrienti. Con le concimazioni poi lo andiamo a aumentare, lo andiamo a definire, lo andiamo a perfezionare, ma comunque deve essere un terreno già molto buono di per sé, a mio parere. La micorrizia ovviamente renderebbe questo processo di arricchimento al massimo potenziale. Adesso, come sapete, io molte volte vi consiglio comunque qualche sito, ovviamente come vi ripeto sempre, pubblicità positiva la faccio senza problemi, non, senza nessunissimo tornaconto, anche perché siamo 40 iscritti, praticamente siamo io, mio nonno e qualche amico, quindi comunque non faccio assolutamente pubblicità con tornaconto, ma mi fa piacere comunque che possiate avere accesso a prodotti buoni. Quando sapete che faccio pubblicità negative non metto mai assolutamente i nomi. E questo sito su cui io mi appoggio molto spesso, Vedrine e così via, che è Geosis, comunque fa una buona trattazione delle micorrizie e vende anche numerosi prodotti, che vado poi adesso magari a descrivervi, non nel dettaglio, non vi dico nome e tutto quanto, se volete andate a vedere, ma prendo spunto da quelli, vi dico un pochetto che effetto possono fare queste micorrizie. Allora, i vantaggi generali intanto della micorrizia sono ovviamente di avere delle piante in un terreno ovviamente molto più fertile, dove le radici cresceranno meglio, la vegetazione sopra sarà migliore, sarà più forte, la pianta sarà molto più resistente agli stress e soprattutto, utilizzando determinate micorrizie, sarà più resistente anche all'attacco sia di funghi che di parassiti, e questo è molto importante se magari viviamo in zone dove sappiamo. Mi capita spesso magari di avere dei clienti qui in negozio, mi dicono: guarda, abito vicino a dei giardini dove non fanno magari trattamenti, ogni tanto mi arriva la cocciniglia, ogni tanto mi arriva quello, ogni tanto mi arriva quell'altro. Ovviamente se do io un terreno predisposto a combattere quelle determinate patologie, ovviamente rendo la pianta più stabile e più protetta e più forte a combatterle. Come sappiamo sempre, come vi dico sempre, la prevenzione è molto importante, ma soprattutto avere una pianta in salute ci permette di combattere qualsiasi tipologia di problema esterno, e questo è un dato di fatto, è inutile dire di no. Adesso, come sempre, vi prendo qualche piccolo appuntino. Adesso, per quanto riguarda appunto questi tipi di micorrizie che possiamo inserire, ci sono appunto alcuni
che vanno a fare uno sviluppo maggiore a livello radicale. Come sappiamo, è inutile ripeterlo in continuazione, l'apparato radicale è totalmente connesso ovviamente all'apparato fogliare, quindi più funziona esso, più funzionerà sopra. C'è un tipo di micorrizia che loro appunto hanno in vendita, che praticamente, oltre che a sviluppare il terreno in sé, a renderlo più fertile, quindi si ha una crescita maggiore delle radici grazie appunto a questa micorrizia. Abbiamo praticamente, oltre a questo, abbiamo anche la possibilità di avere un accumulo di azoto, detto tra virgolette ovviamente, cioè nel senso il nostro terreno diventa un grosso serbatoio appunto dell'azoto che noi gli andiamo a dare, ovviamente non è che lo pesca dall'aria. Eccomi di nuovo qua ragazzi, scusate ma è cascata la batteria, è finita, quindi siccome ho fatto ormai quasi 6 minuti di video non mandava di riprenderlo da capo, scusate la pigrizia però. Già non ho tempo di fare i video se devo pure rimettermi a farli ogni 2 secondi, 5 minuti, 10 minuti, 5 minuti, non finisce più. Allora, vi parlavo praticamente di questa micorrizia che va praticamente ad fungere da serbatoio per l'azoto. Quindi, ovviamente, quando noi concimiamo, l'azoto si va praticamente a mischiare insieme a questa micorrizia che verrà poi rilasciata nel corso del tempo, ovviamente migliorando le concimazioni. Sono delle concimazioni più efficaci che funzionano anche più a lungo nel tempo. Un effetto simile, per esempio, lo fa la zeolite che utilizzo nel mio terriccio, che praticamente va a associarsi quindi praticamente al terriccio che utilizzo, a questo caso la micorrizia, e quindi si scioglierà poi man mano, insomma, nel corso del tempo in una maniera sicuramente più efficace. Adesso, gli altri tipi di micorrizie che possiamo appunto trovare, come vi ripeto, appunto all'interno per esempio di questo sito, insomma di questo gruppo a cui spesso appunto faccio capo, ci sono anche magari quelle lì che rendono comunque, per esempio, danno appunto una protezione dai patogeni fungini o dai patogeni, per esempio, di parassiti. Quindi, comunque, diamo appunto un terreno, ovviamente lo rendiamo più fertile. Tutti quanti questi micorrizi, ovviamente, rendono il terreno più fertile, aiutano quindi, comunque, il terreno, le radici a crescere meglio. La vegetazione, ovviamente, cresce meglio. Si ha più produzione dagli stress idrici, in quanto la radice è più forte, è più conservata, è ovattata. È salvaguardata appunto dalla micorrizia. Quindi abbiamo questa tipologia di micorrizie che però funge anche da protettore verso appunto i funghi o da protettore verso i parassiti. E infine abbiamo ovviamente quella per la rivitalizzazione, diciamo, dell'apparato vegetale. Ovviamente, oltre che migliorarlo e così via, sono appunto dei prodotti anche tra virgolette biostimolanti. Quindi, praticamente, dando questo prodotto, se la nostra pianta sta subendo un determinato stress e così via, non la vediamo tanto bene, o vogliamo comunque rinvigorirla, utilizzando questo tipo di micorrizia, riusciamo a praticamente far aumentare a dismisura appunto la vegetazione. Come sempre vi dico, se magari ho dei problemi di vegetazione e così via, quello che dobbiamo fare è agire a livello radicale. Questa micorrizia, come vi sto dicendo appunto all'inizio del video, fa questo all'ennesima potenza, quindi praticamente oltre funziona come quando vi dico usate il root most, questo qui ovviamente si unisce totalmente al terreno e diventa un prodotto che invece di agire magari in 15-20 giorni creando praticamente nuove gemme, è un prodotto che agisce all'interno della pianta ovviamente vita natural durante, finché noi comunque facciamo i trattamenti di micorrizia introducendola e così via, ovviamente si ha questo rinvigorimento appunto della nostra pianta. Molte piante, questo non ve l'ho detto prima, lo producono già da sé la micorrizia. Prendete i pini, anche se fate un rinvaso, dopo un po' lo vedrete comunque che la micorrizia magari esce dai fori di drenaggio, si vede proprio una schiuma, proprio un fungo che all'inizio sembra quasi, insomma, sembra quasi spaventosa, sembra quasi una cosa comunque difficile o comunque problematica per la nostra pianta, invece comunque è una cosa che la pianta crea di natura. Ovviamente quella lo crea perché cresce in un determinato ambiente in cui ha poca acqua, in cui comunque le radici devono essere salvaguardate per il freddo, appunto per la mancanza di acqua, deve essere salvaguardata da stress idrici, e la far crescere naturalmente, la far crescere proprio la pianta in sé. La cosa differente è che ovviamente facendo così noi la andiamo ad innestare all'interno di qualsiasi pianta. La possiamo innestare a un ficus, la possiamo innestare a una zelcova, a un faggio, a quello che volete voi, ovviamente dando effetti benefici alla nostra pianta. Una cosa molto importante è che, per esempio, utilizzando questi prodotti qua, del quale vi sto parlando, insomma, poi, come sempre vi ripeto, se il contadino sotto casa da voi è un geologo e vende le micorrizie, beati voi, andate a parlare con lui. Ovviamente
Ovviamente, se magari non sapete a chi rivolgere e così via, questi ovviamente sono prodotti molto buoni che, a cui si può comunque fare affidamento. Sono prodotti che possiamo utilizzare anche a livello fogliare, ovvero quelli che vanno a combattere, uno combatte i parassiti, uno combatte i funghi, si possono utilizzare ovviamente anche a livello fogliare, creando quindi un combattimento appunto a queste patologie a livello totalmente naturale, perché comunque la pianta crea appunto, sia la pianta si rinforza, crea delle barriere e così via, ma sia dato a livello fogliare va ad attaccare proprio totalmente gli insetti o comunque il fungo, entrando appunto in competizione con lui, entra comunque in conflitto, ovviamente vincendolo. La cosa molto importante è che ovviamente le micorrizze generalmente vengono create per l'apparato radicale. Una cosa molto buona da fare quando si danno le micorrizze è associarle a determinati prodotti, come esempio il Greenlam, che io comunque vi consiglio sempre, che sono praticamente prodotti ammendanti, praticamente aumentano gli scambi all'interno del terreno, aumentano appunto questa simbiosi tra micorrizia e substrato, rendendo appunto il tutto più ideale. Quindi, datolo comunque miscelato, facendo appunto questi composti molto, a parte raffinati, quindi comunque seguendo bene le indicazioni che danno, perché comunque sono prodotti che in un certo senso comunque possono anche ledere la nostra pianta se dati ovviamente in eccesso. Sono comunque dei funghi, è come utilizzare il lievito. Però ovviamente dati nelle giuste dosi, date bene tutto quanto, magari con il Greenham che ammenda tutto quanto, riesce comunque a svilupparlo nel modo migliore, ovviamente creiamo una situazione ideale appunto per la nostra pianta. Questo Greenham, quindi, come già ho fatto quella puntata e così via, magari andatevela a rivedere, è un prodotto che comunque io vi consiglio sempre di prendere, perché comunque sono estratti umici di Leonardite. È un prodotto che veramente fa miracoli sulla pianta, il terreno lo rende molto 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 più fertile. Basta fare un trattamento l'anno, prima, durante la primavera. Bam, spariamo questo trattamento e il terreno diventa più fertile, diventa più pronto ad acquisire i nostri concimi e diventa più pronto a renderli disponibili alla nostra pianta. E questo, come sempre vi ho detto, è una cosa fondamentale. Allora, da qui in poi viene il concetto. Che facciamo? Mi hai dato tante belle notizie, mi hai detto tante cose belle della micorrizia, perché io sinceramente penso che non la utilizzerò. E perché mi dici che non la utilizzerai? Allora, partiamo dal presupposto che io vi dico sempre amate la natura, amate le piante, state attenti a tutto questo, ma non credo che dobbiamo essere schiavi di loro, ovviamente. Cioè, questa è una passione, non è un vivere per loro, ovviamente. Cioè, è una cosa che ci accompagna, almeno questo è il mio punto di vista. Insomma, le amo, ci vivo e tutto quanto, ma non posso star lì a creparmi perché oggi devo da questo, domani devo da quest'altro, dopodomani devo da quest'altro, devo stare attento, no? Di qua devo interrompere quello perché sono dato questo, no. Cioè, deve essere una cosa che comunque non deve creare dei problemi, dal mio punto di vista. Poi, se uno ne fa una malattia, sono contento per lui. E quindi, che cosa succede? Allora, i trattamenti di micorrizia vanno fatti o vanno, fa no, o vanno fatti a fine maggio e prima nella seconda primavera, quindi diciamo fino agosto, inizio settembre. Che cosa succede? Quando dobbiamo fare questi trattamenti, soprattutto quello di maggio, che sta in piena concimazione, perché quello là di inizio settembre stiamo in prossimità di iniziare comunque la concimazione autunnale, aspettiamo un pochino a farla, partiamo con la micorrizia e poi iniziamo le concimazioni. Quello di maggio, ovviamente, è un trattamento che è fatto in piena concimazione. Che dobbiamo fare? Dobbiamo interrompere qualsiasi tipologia di concimazione per una settimana. E questo comprende anche che se diamo i concimi a lenta cessione, ci dobbiamo regolare che a fine maggio quell'elemento deve essere terminato. Quindi mi devo regolare bene con questa cosa. Ovviamente se do quelli foglia, se do quelli là liquidi settimanali, una settimana mi fermo, poi faccio il trattamento, è molto tranquillo. Ma siccome stiamo facendo puntate su puntate nel dire che magari quelli a lenta cessione hanno un funzionamento migliore, io so che devo regolarmi che per fine maggio, circa inizio giugno, devo fermarmi in modo che la pianta sta una settimana a riposo. Faccio questo trattamento, mi fermo un'altra settimana, dopodiché faccio il secondo trattamento di micorrizie. Riattendo un'altra settimana, dopodiché posso riprendere le concimazioni. Come vedete, è un arco di tempo comunque non semplicissimo. Quindi, nel senso, devo comunque regolarmi bene con tutti quanti gli elementi che devo dare. L'altro punto di vista che voglio dirvi è che, comunque, dal mio punto di vista, io uso dei terreni già molto fertili. Uso dei terreni dove comunque metto il Greenham, dove metto la Leonardite, dove metto l'humus di lombrico, dove comunque vado a fare delle concimazioni, soprattutto in questa primavera, magari anche molto importante, diversi prodotti, vado a mettere 3-4 prodotti e così via. Inserire anche questo,
purché faccia bene alla pianta, ho paura che sia troppo, sempre quello, più quell'altro, più quell'altro, più quell'altro, più quell'altro. Magari gli alberi, poi le piante mi diventano dei bisonti, che il tronco da così diventa così in una stagione, però non lo so e no, non lo so, probabilmente al momento non voglio scoprirlo, insomma. Penso che comunque il concetto di micorrizia sia una cosa da fare, magari più avanti la posso fare su piante magari un po' più mature, dove magari non vado a dare tantissimi concimi, metto solo il biogold, mi regolo, mi fermo una settimanella, faccio le micorrizie, gli do un'altra botta di biogold e tutto va tranquillo. Magari per piante in formazione, dove magari uso il Prodigy, gli vado a dare poi il Madison, gli vado a dare, come vedremo più avanti, dei prodotti pomice per bonsai, che assolutamente prenderò, il Plus N8, il Radicante, quell'altro, quell'altro, e mi devo pure mettere a combattere con le micorrizie, ovviamente mi diventa un grosso problema. E quindi penso di comunque non fare questa cosa. Il secondo aspetto negativo è che sono prodotti costosi, molto costosi, no, non è che sono proprio molto economici, quindi comunque diciamo che poi loro trattano per esempio quattro tipi di prodotti. Io non dico che siano da usare tutti e quattro insieme, ma un paio di questi messi insieme comunque sarebbe da fare una buona miscela. E ovviamente loro non lo vietano, ma anzi lo incoraggiano di utilizzare anche più prodotti appunto insieme. Bisogna fare il secondo trattamento, lo facciamo, inserire il green. Insomma, sono procedimenti abbastanza complicati dove ci dobbiamo perdere abbastanza tempo e perdere abbastanza soldi. Prodottini comunque che non sono grandissimi, stiamo più o meno nell'arco dei 35-40 euro a prodotto. Lo metto un paio, sono 80 euro, non è che durano tantissimo, perché comunque poi magari ho 7-8 piante, lo faccio su tutte quante, diventa comunque magari una spesa eccessiva, però poi ognuno, come ripeto, faccia tranquillo, librissimi, fa quello che vuole. I risultati sono cioè, è inutile dirlo, non vi voglio dire che non lo faccio perché la pianta non avrebbe bisogno, accidenti se ne avrebbe bisogno la mia pianta, però accidenti che non posso stare io schiavo della mia pianta. Cioè, già penso che ci dedichiamo abbastanza tempo, ma deve essere quello il giusto. Poi ripeto, questa è una considerazione personale e potete fare tranquillamente quello che volete. Una cosa buona di questi prodotti è che comunque non vanno in contrasto, come già avevamo visto, per esempio, all'interno del gruppo, non vanno in contrasto con degli altri prodotti antifungini che comunque possiamo dare nell'arco della nostra storia. Magari non prendiamo quello lì che protegge la pianta dai funghi, diamo magari quello rinvigorente, quello lì per la crescita radicale, che mi sembrano prodotti molto buoni. La pianta prende un fungo, strano, perché comunque la pianta la sto concimando a bestia, però prende un fungo. Se do aliette, per esempio, la pianta, le micorrizie assolutamente non ne risente, soprattutto perché molti di questi prodotti antifungini che noi prendiamo, compriamo all'interno dei negozi specializzati, praticamente hanno un effetto di rinforzano la pianta, più che combattere il fungo in sé, preparano la pianta a combatterlo. Infatti sono più prodotti da dare quasi come prevenzione più che come combattimento vero e proprio. Prodotti che fanno un combattimento vero e proprio sono magari il verderame e così via. Sinceramente qua alzo le mani, non lo so che cosa succede se dove c'è la micorrizia io sparo il verderame. Non lo so, sinceramente in questo momento penso che non lo scoprirò presto. Allora, abbiamo visto praticamente le micorrizie, quindi come vi ripeto sono prodotti buonissimi, utilissimi e tutto quanto, a voi la scelta se utilizzarli o meno. Come vi ripeto la mia scelta è per il momento di non utilizzarli. Però spero comunque di avervi dato una buona infarinatura su cosa sono, su cosa servono e su cosa possono essere utili alla vostra pianta. Fatemi sapere le vostre idee. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, spero che riusciamo a prendere in mano l'avvolgimento vero e proprio, altrimenti comunque penso che stiamo vedendo comunque argomenti molto, molto importanti, molto istruttivi e comunque che non avevamo ancora visto. Ragazzi, come sempre, amate la natura e ci vediamo alla prossima.